Dal febbraio 2020 è in vigore in Italia una nuova legge che consente a chiunque lo desideri di donare il proprio corpo dopo la morte per fini di studio o di ricerca scientifica. È un passo in avanti a favore delle libertà e dei diritti civili di tutti, che consente a chi lo vuole di fare un gesto bello e di altruismo a favore del bene degli altri, della società e delle generazioni future. Ma perché considerare di donare il proprio corpo alla scienza dopo la morte? Esistono diverse ragioni. La prima riguarda il sostegno alla ricerca scientifica. Oggi diversi tipi di ricerche sono rallentati sostanzialmente dalla mancanza di campioni, per esempio quelle ricerche che hanno bisogno per procedere di tessuti cerebrali. Grazie invece alla possibilità di donare il corpo alla scienza, in futuro queste ricerche potrebbero disporre di molti più campioni e questo potrebbe portare a avanzamenti più rapidi nella produzione di nuove conoscenze e possibilmente anche di nuove terapie e di cure. E poi c'è una ragione che riguarda la formazione medica degli specializzandi e dei chirurghi nel nostro paese. Prima dell'entrata in vigore di questa legge, molti di questi professionisti sanitari dovevano recarsi all'estero per acquisire questa fondamentale competenza nel campo della dissezione anatomica, che poi sarà loro fondamentale per riuscire a portare a termine degli interventi molto complessi a favore e a beneficio di tutte le persone che ne avranno bisogno. Oggi, grazie a questa legge, sarà possibile avere dei migliori percorsi di formazione anche nel nostro paese. E poi ci sono due ragioni sostanzialmente di natura etica. La prima riguarda la solidarietà nei confronti degli altri, e cioè il voler compiere un gesto a beneficio delle altre persone e della comunità verso la quale e nella quale ci si sente di appartenere. E in ultimo, la ragione della reciprocità. Oggi chiunque è in vita e in salute in un paese sviluppato come l'Italia deve in parte questa sua condizione a chi nel passato si è offerto come volontario alle sperimentazioni cliniche o ha deciso di donare i propri campioni e i propri tessuti. Oggi, grazie a questa legge, è possibile restituire in parte alcuni di questi benefici e restituirli soprattutto a beneficio delle generazioni future. C'è poi una ragione di tipo più materiale. La legge prevede infatti che tutti i costi che riguardano la tumulazione o la cremazione della salma della persona che decide di donarsi alla scienza dopo la morte siano interamente a carico delle strutture sanitarie o di ricerca che hanno preso in carico appunto la salma della persona disponente. Come fare per avere maggiori informazioni sulla donazione del corpo alla scienza per fini di studio o di ricerca? Una strada molto semplice è quella di andare sul sito di Fondazione Umberto Veronesi e di scaricare la guida gratuita e divulgativa che abbiamo predisposto a questo fine. Unitamente alla guida ci sarà anche la dichiarazione precompilata di consenso che dovrà poi essere depositata presso la propria ASL di competenza.